Grazie, vorrei davvero ringraziare le compagne e i compagni, i cittadini di Casoria che sono qui e non nascondo nemmeno una certa felicità, una certa emozione, se posso dire così, di parlare da questo palco. Io ho condiviso molto le cose che ha detto adesso il direttore prima di me e davvero sono molto felice di essere su questo palco assieme a Vittorio Mazzone, a Flavia D'Angeli, a Fortunato De Rosa, a Paolo Ferrero. È vero, oggi siamo ognuno di noi che dà vita a questa bella coalizione che c'è a Casoria, a questa sinistra unita di Casoria, in partiti politici diversi, e ognuno di noi nel corso di questi anni ha fatto delle scelte, ha preso delle strade e naturalmente non sempre siamo stati uniti su tutto, ma abbiamo però una storia comune da difendere, abbiamo una grande storia comune da difendere, soprattutto in un territorio come questo. E abbiamo anche, io credo, un grande compito comune, ciascuno di noi, pur nelle differenze e pur nelle diversità, che è esattamente quello di cercare di rimettere insieme oggi la sinistra politica di questo paese. E io credo che noi dobbiamo cercare di fare questo sforzo e di fare di questo tentativo innanzitutto a partire da realtà come questa, innanzitutto a partire da territori dove appunto c'è una storia che nel corso di tutti questi anni è stata un esempio di grande rettitudine politica e morale, se posso dire così. Nessuno di quelli che sta qui, anche se collocati in partiti diversi oggi, ma appunto uniti nella stessa coalizione politica, la sinistra unita di Casoria, ha avuto nessuna responsabilità politica di malgoverno in tutti questi anni. Io sono stato per molti anni segretario di un partito politico di Rifondazione Comunista a Napoli, prima di militare oggi in Sinistra Ecologia e Libertà, e posso davvero dire con orgoglio che in questo nostro territorio, anche quando il centrosinistra di questa terra, il centrosinistra napoletano, il centrosinistra campano, si è macchiato di molti episodi di malgoverno, noi siamo sempre stati un'altra cosa e soprattutto in questo territorio siamo sempre stati un'altra cosa. Abbiamo saputo, io credo, a Casoria nel corso di questi anni costruire delle battaglie politiche di grande serietà, di grande rigore, di grande moralità, che mettessero il lavoro, che mettessero i diritti soggettivi, innanzitutto dei più giovani, al centro delle battaglie politiche che pure ci sono state nel corso di tutti questi anni. E abbiamo sempre cercato di tentare di costruire una piccola inversione di tendenza rispetto a quello che succedeva anche nel Mezzogiorno d'Italia. Io lo voglio dire perché penso anch'io che quello di domenica prossima, ha ragione su questo Paolo Ferrero, essere un voto innanzitutto amministrativo, ma è anche un voto politico quello che ci sarà domenica e lunedì, perché se nei vari comuni d'Italia che andranno al voto si verificherà una sconfitta, un arretramento delle forze di centrodestra del nostro paese, noi potremo effettivamente usare questo voto anche e soprattutto per tentare di mettere in discussione l'egemonia berlusconiana che c'è stata nel corso di tutti questi anni. Vedete, io non nascondo che in molti comuni d'Italia le forze politiche che qui hanno dato vita a questa coalizione hanno fatto scelte politiche differenti. Io oggi sono segretario di un partito, Sinistra Ecologia e Libertà, che fa della ricostruzione del centrosinistra un punto molto rilevante del proprio programma politico. E noi ci siamo battuti in moltissimi posti d'Italia per rimettere assieme il centrosinistra, per unire il centrosinistra e per costruire un centrosinistra che potesse effettivamente rappresentare un elemento di alternativa rispetto alle forze del centrodestra. Posso però dire che questa costruzione del centrosinistra, così come ce l'abbiamo in mente noi di Sinistra Ecologia e Libertà, non c'entra niente con quello che il Partito Democratico ha fatto a Casoria. Il Partito Democratico a Casoria non ha contribuito a rinnovare e a migliorare il centrosinistra. Il Partito Democratico a Casoria ha fatto un'altra scelta ed è profondamente responsabile di una scelta politica profondamente sbagliata. E mi dispiace molto che assieme al Partito Democratico questa scelta sbagliata qui su questo territorio l'abbia fatto anche un partito come Italia dei Valori, che a livello nazionale spesso fa della legalità e della moralità un cavallo di battaglia, ma troppe volte dimentica la legalità e la moralità quando si tratta poi di andare a fare politica territorio per territorio, paese per paese e città per città. Qui Partito Democratico
e Italia dei Valori hanno, secondo me, fatto una scelta politica molto grave. Hanno preferito la continuità, hanno preferito l'alleanza con Futuro e Libertà, hanno preferito non parlare con la sinistra, ma hanno preferito parlare con il centrodestra. Insomma, si sono macchiati, io credo, di una responsabilità politica molto molto grave. E penso che per queste ragioni era giusto, era necessario, era addirittura scontato, se posso dire così, unire la sinistra politica di questo territorio. Unire la sinistra politica di questo territorio non semplicemente per costruire un'ipotesi di testimonianza o di resistenza. La candidatura di Vittorio Mazzone non è una candidatura né di testimonianza né di resistenza, è una candidatura di altissimo profilo, è una candidatura di altissimo valore, è una candidatura anche straordinariamente competitiva, è una candidatura che può prendere moltissimi voti, è la candidatura di una sinistra che non ha niente da nascondere, che può rivendicare le mille battaglie fatte nel corso di questi anni, ma è anche una candidatura di una sinistra che cerca anche di guardare al futuro e che cerca di costruire anche e soprattutto un futuro migliore per le giovani generazioni di questa terra. L'ha detto Enzo il direttore nel suo intervento, io davvero condivido moltissimo la cosa che lui ha detto e penso che la condividiamo tutti. Penso che Vittorio, nell'esperienza anche amministrativa che potrà fare in questo territorio, potrà dare una mano su un terreno difficile come questo. Vedete, compagni e compagni, cittadini di Casoria, noi nel corso di questi anni, dico questa cosa e poi chiudo, anche perché appunto dovrà parlare Flavia, dovrà parlare Vittorio e quindi non la voglio fare lunga, però un'ultima cosa la voglio dire. Abbiamo assistito nel corso di questi anni, nel nostro mezzogiorno d'Italia, a un fatto che si è consumato dentro una drammaticità che troppe poche volte osserviamo con la giusta importanza, alla quale diamo troppe poche volte l'importanza che dovremmo dare. Da Napoli, dalla provincia di Napoli, dalla Campania, dal sud Italia, nel corso di questi ultimi anni se ne sono andate via decine di migliaia di persone, giovani, ragazze, ragazzi. È davvero una nuova immigrazione che va al nord Italia, che va in altri paesi d'Europa. E badate bene, compagni e compagni, non è nemmeno un'immigrazione così come eravamo abituati a conoscerla, come era stata 100 anni fa, l'immigrazione della povera gente che andava magari ad aprire la pizzeria in America oppure andava a lavorare nella miniera in Germania. È un'immigrazione molto diversa, perché è un'immigrazione innanzitutto di quelli che hanno studiato, di quelli che si sono laureati, di quelli che si sono specializzati, di quelli che magari hanno fatto questi percorsi di studio, questi percorsi formativi, anche a prezzo di sacrifici durissimi delle proprie famiglie, che magari appunto per far studiare un figlio o una figlia hanno fatto enormi sacrifici, hanno appunto stretto enormemente anche il loro bilancio familiare. Ecco, queste ragazze e questi ragazzi che oggi se ne vanno da Napoli, che se ne vanno dalla nostra provincia, che se ne vanno da Casoria, sono davvero la nostra grande occasione perduta, perché se un paese come questo, una terra come questa, una città come questa, come Napoli, come il mezzogiorno d'Italia, perde le sue menti migliori, è destinata inevitabilmente a vivere anni di grande declino. Allora io credo che noi oggi, la sinistra politica di questo paese, dovrà cercare di mettere questo punto al primo posto del suo programma politico. Ecco Vittorio, se noi insieme riuscissimo anche semplicemente a porre una piccola impressione di tendenza su un tema come questo, e se riuscissimo a determinare un fatto che apparentemente è semplice semplice, cioè che un giovane di questa terra, certo che se ne può andare da Casoria, ma può farlo se vuole farlo lui, e invece può non farlo, può non essere costretto. Ecco, allora io credo, cari compagni e cari compagni, se questa sinistra unita può essere nel nostro mezzogiorno d'Italia anche semplicemente un tentativo per mettere in campo un'inversione di tendenza rispetto a quello che è successo nel corso di questi anni, ebbene io credo che qui a Casoria stiamo facendo un fatto politico molto molto importante. Spero che ci rivedremo, anzi certamente ci rivedremo dopo le elezioni, festeggeremo insieme il risultato politico di Vittorio Mazzone e dei partiti alleati in coalizione e costruiremo a partire da qui un'unità della sinistra che in questo territorio è davvero molto molto importante. Grazie, grazie a tutti voi.